Buongiorno. Allora, come avete letto dal titolo, oggi è una giornata un po' diversa, un po' speciale, perché il mio canale fa 7 anni. Io ho aperto il canale 7 anni fa e ho iniziato a fare i video. Praticamente quando avevo, se non mi sbaglio, 15 anni. Io avevo 15 anni quando io ho aperto il canale, sui 15-14 anni più o meno. E mi ricordo ancora quel giorno quando ho deciso di aprire il canale. Comunque, dato che faccio 7 anni, che il mio canale fa 7 anni, volevo dedicare questo video vlog al mio canale. Per cui ho fatto la torta, adesso poi ve la farò vedere, così la mangiamo insieme e vi faccio vedere la torta. Ovviamente l'ho già preparata, non sono stata lì a farvi vedere il procedimento, anche perché non ho il forno e mi si è rotto. Adesso non so più o meno quando mi arriverà, ma credo verso settembre di sicuro arriverà il forno nuovo con un'altra cosa nuova, però non vi posso dire niente perché lo vedete poi più là. E dato che era un po' complicato fare il pan di Spagna, ho dovuto comprarlo al supermercato, per cui l'unica cosa che ho fatto io è fa ho fatto la crema mascarpone. E basta, poi per le altre cose le ho dovute comprare perché non potevo, diciamo, fatte con le mie mani la torta, però vabbè, diciamo che ho detto che mi fa male il braccio, io li metto qua, ok, che così almeno non mi fa male il braccio. Comunque, niente. Volevo farvi vedere due cose che ho comprato, che ero un po' curiosa di provarli, e già che ci sono vi faccio vedere praticamente queste due cose che ho comprato e poi iniziamo questo vlog. Allora, sinceramente è nuvoloso e credo che hanno detto che viene a piovere, per cui iniziamo già bene. Il tempo non è delle migliori. Io preferirei che c'era il sole, così almeno andavamo su per il lago, ma credo che sarà un po' complicato. E niente, per cui vedete fino in fondo questo vlog e vediamo cosa fare insieme e questo speciale vlog per il canale. Allora, vi faccio vedere. Prima ho comprato il Garnier della Olevera Balsamo, praticamente questo qua da 3,50 ml è nuovo. Secondo me è uguale a quell'altro, diciamo nell'altra confezione, per cui non credo che cambia qualcosa. L'odore è buono. Io ho preso questo perché l'altra volta mi sono trovata bene, però l'ho preso al balsamo e hanno fatto questo qua nuovo al balsamo. Dato che ho visto tante ragazze che l'hanno provato, allora ho detto, vabbè, tanto per 2 euro cosa. Allora, io l'ho pagato 2 euro qualcosa in promozione, ma in realtà dovrebbe costare 6 euro, se non mi sbaglio. Non lo so, è più o meno. Però, dato che lo volevo provare, ho detto, proviamolo. Per cui ho preso questo. E poi volevo provare anche il Pantene. Questo qui, 3 minuti. Lisci effetto seta, trattamento intensivo in un balsamo, capelli opachi e crespi. Questo qua, che ci vogliono solo 3 minuti, è di 150 ml. Ovviamente ho visto che i Chiara Ferragni ha fatto la pubblicità di Pantene, allora ho detto vabbè, proviamo. Ero curiosa di provare il Pantene, è la prima volta che lo compro e volevo provarlo.
non so, ma c'è un sole qua che spara. E niente, questi sono due prodotti che ho preso e volevo provare. Fatemi sapere se li avete provati e come vi siete trovati. Io volevo farveli vedere così almeno li uso e poi vi dirò come mi sono trovata io. Avevo promesso che non prendevo, diciamo, shampoo di questo genere, perché c'ho già il mio professionale. Solo che ho detto, vabbè, dai, per due volte, cioè, per una volta e provare questi due, non è che cambia. Cioè, in senso, cambia ovviamente il volume, ogni balsamo e shampoo è diverso. Però, dato che lo volevo provare, li ho presi, questo qua. Non so perché i miei vlog stanno iniziando sempre con gli acquisti e poi inizia, non lo so. Comunque, niente. Andiamo a festeggiare e vediamo cosa uscirà in questo vlog. Per cui ci vediamo dopo. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso al supermercato, perché stasera facciamo il piatto thailandese tipico, cioè il pad thai, e voglio farlo per la prima volta in casa. Abbiamo preso la pasta pan thailandese, questa qua, due, l'olio di semi, il germoglio di soia, gli arachidi, sono due, l'aglio, l'erba cipollina, la salsa di soia, la salsa di pad thai per mettere sulla pasta, questa qui, poi questo l'ho pagato 2,50, è la pasta
Spero che non è piccante, ma non dovrebbe essere piccante perché gli ingredienti colorante, conservante, aglio, salsa, no, non c'è, diciamo. E questa è la pasta per metterla dentro. Poi ho preso questi qua da provare, ma saranno buonissimi di sicuro. Questi e le patatine al melone. Patatine al melone. E poi i gamberi. Gamberi. Questi qua. In totale abbiamo speso 22. Questo ho messo sul coso, non so perché. 22,46 più la rocchetta, l'acqua rocchetta e ah sì, più vabbè 17 euro perché le altre cose le abbiamo prese, queste qui le abbiamo prese nel negozio alimentari dei cinesi asiatici. Poi ho preso i biscotti ai miei conigli, questi due e la paletta, questa qua perché l'ho rotta. Abbiamo preso questi qua. Per questa sera facciamo la pasta pantai per la prima volta. Vorrei provare queste patatine. Hanno un odore tipo cicca e sono fatte così. Strane. Oh, non fa male. Sono di melone. Vuoi assaggiarle? Buone. Prendiamo una piadina. Altri soldi, almeno è vero che l'ho speso io. Senza mangi. No, devo andare a Sì, lavorare. ma dopo. Andiamo, c'è una piadina, una piadina. Devo andare a Come il lavorare kebab. e c'è il frigo vuoto. Mamma mia, sei vuoto. Cazzo, yogurt e basta. E poi, se il tempo ce lo consente, andiamo in giro. Prendiamo l'aperitivo, andiamo a festeggiare. E oggi faccio 7 anni. Oggi è il giorno speciale di 7 anni su YouTube. Quando lo fai? Eh? Lo fai adesso? Cosa? L'aperitivo, perché stasera dobbiamo cucinare qua. Ma lo facciamo verso le 3. Aperitivo. Le Un 3, le 4. cocktail prendi. Le 4. Un aperitivo. Che cavolo, non so, uguale. Vabbè, Guarda bene. ci vediamo dopo. Comunque la torta non ero un granché perché non l'ho fatta io, cioè ho preso il pan di Spagna dal supermercato, per cui non è che sia tanto, diciamo, eccellente come torta, però vabbè, meglio di niente per il momento che non abbiamo il forno. Allora, dato che sta piovendo, non so se si vede, credo di sì, si vede che piove, forse, non lo so, comunque dovrebbe vedersi, anche perché bagnato. Comunque sta piovendo e direi che non si può andare sul lungo lago perché ci bagniamo e poi è inutile perché con la pioggia non è che sia tanto il massimo, per cui niente, direi che la giornata è stata rovinata dalla pioggia. Per cui, diciamo,
diciamo che allora, dato che piovi, si vede? Sì, perché le sono bagnate, il vetro è bagnato. E ovviamente abbiamo deciso di non uscire perché quando piove a me passa la voglia di uscire, perché alla fine non fai niente, devi stare in giro con l'ombrello. Per cui diciamo che non è che sia il massimo. E per cui questo video, invece di essere speciale, sia un video un po' stando a casa. Vabbè, no, dipende, perché se stasera per caso è bello che non piove, è solo nuvoloso, usciamo. Dipende tutto dal tempo, per cui niente, comunque adesso vedo cosa fare, perché se faccio qualcosa di interessante ve lo faccio vedere, se no niente. Adesso vediamo, se faccio qualcosa riprendo un po'. Che bella giornata, proprio una giornata coi fiocchi. È così, è sempre così. Dai la mascherina. Mi è caduta, vero? Che palle sta mascherina. Vabbè, andiamo. Alla fine abbiamo deciso di uscire. Andiamo al McDonald's e poi andiamo a trovare una nostra amica, dato che non sappiamo cosa fare, poi tanto non piove neanche più. Che buono. Chiuso. Chi ha aperto l'agenzia? Sono come ho fatto a prendere il controllo. Che viene se io le lancio? Sono andati via. Il mio cellulare è così, non si vede niente. Sì, grazie, fotografia. Provo a mettere video, vediamo se si vede. Video? Ma allora perché ho impostato male il coso. Ma mi spieghi che minchia stai facendo? Che adesso? Poi non si vede neanche.
figo. Non è aggiornato? Ma non sei normale, lo sai o no? Tu puoi registrare? Cos'è? Tu registri? Come divertirsi da poco. C'è in mezzo qualcosa. Sì, sì, bellissimo. Proprio stupendo. Praticamente qua ci sono solo case, non c'è nulla. E basta. Poi non si vede niente perché è buio, per cui è inutile che registro. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso a McDonald's. Praticamente sono questi tre. Vediamo se c'è lo scontrino. Sì, lo scontrino è gratis. Com'è carina. Allora, sono tre. Una tazza di caffè, una tazza di latte e la zuccheriera. Se riesco ad aprirla con una mano ve la faccio vedere. Allora, la prima è questa. Ovviamente l'ho preso in omaggio con i punti. Cioè in omaggio. Con i punti prendi queste qua del McDonald's, le tazzine. Una è questa qui per bere il caffè, che c'è scritto venerdì lo senti l'aroma del weekend. Ed è verde. Poi vi faccio vedere l'altra. Questa qui è la zuccheriera, dove metti lo zucchero. Questa sarà un po' complicata, la tiro fuori con una mano. No, ce l'ho fatta. Fatta così. C'è scritto zucchero, cacao, cuscino, grazie, è martedì. Ed è fatta così, col suo coperchio. Molto carino. Questa, se non la spacco. Poi questa è la tazza grande, dove c'è scritto amo il lunedì e dico bugie. Fatta così, rossa. Sì, rossa, rosa. Molto carina. Ovviamente mi manca, allora, per completare la collezione, dato che io sto facendo la collezione, mi manca due tazzine grandi tipo come questo. Uno c'è scritto sabato e uno c'è scritto giovedì alla tazza grande. Invece la tazza piccola me ne manca una gialla con scritto domenica, perché in pratica, adesso vi faccio vedere, ho anche questa che avevo fatto vedere nell'altro vlog o su Instagram, non mi ricordo. Comunque questa qua ce l'avevo già, perché l'avevo già presa. E dato che ho due tazzine piccole, le tazzine sono tre, per cui me ne manca un'altra piccola e due grandi. Questa qua credo che l'avete già vista, perché ve l'ho fatta vedere, però per chi mi segue, si è appena iscritto al canale, vi faccio vedere anche questa, che c'è scritto oggi mercoledì, tranquilli, passa in fretta. Questo qui è rosa. Dal telefono sembra bianco o beige, un colore un po' strano, però diciamo che è rosa, anche se non si capisce, anche perché è buio e c'è la luce. Dato che non sono riuscita a farvelo vedere prima, allora ve le faccio vedere adesso. Poi già, è già anche tardi, perché sono le 11:30. Comunque queste sono, è la mia collezione, che ne mancano altre tre, delle tazzine del McDonald's con le scritte. Sono troppo carine. Fatemi sapere se anche voi fate la collezione e se anche voi avete già prese le tazzine del McDonald's.
Niente, con questo chiudo il vlog, anche perché credo che è durato fin troppo, non lo so quanto è durato. E ci vediamo al prossimo video, non so se sarà un vlog, vedremo. E doveva essere un vlog un po' speciale, ma alla fine il tempo non mi ha concesso di fare più cose. E allora è stato un vlog così. Però abbiamo, diciamo, festeggiato, per modo di dire, i 7 anni. Niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un pollice in su. E se non siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, che ovviamente metterò qualche storia. E credo che farò le foto di queste cose qua. Comunque vedete le foto sul mio Instagram, per cui seguitemi. Ovviamente ve lo lascio giù, sia Instagram che tutte le altre cose, senza che li metto qua intorno come faccio sempre. Però nei vlog non li metto mai, non li metto quasi mai. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Troppo bello sto sacchettino. Ciao. Buonanotte per chi ovviamente lo guarda la sera, e buon pomeriggio per chi lo guarda al pomeriggio. Non lo so. Ciao ciao.